Salve a tutti! Benvenuti in una puntata del, diciamo, ormai appuntamento settimanale del sabato con Fortnite, che io chiamo Saturday Night, con gioco di parole forse un po' triste, però vabbè, così è. Allora, anche oggi solito partite in Fortnite può essere. Allora, di solito ne faccio 3 di partite Fortnite o qualcosa di più, qualcosa di meno. Vado più a tempo, più che altro. Oggi c'è porta uccisione del mio livello superiore. Trova in gioco il fucile da caccia. Vabbè, comunque, lasciamo perdere questo. Battaglia reale. PvP, ok. Allora, che cosa succede? Pass battaglia, salto di livello. Hai raggiunto il livello 2. Tu non è sbloccato, che cosa è? Ok, non. Matt, squadre da 20? Ah, presto io arrivo. Squadre. 5 squadre. Ok, costruisci il tuo impero. Distruggio loro. Approdo, tenta la sorte. Topi? Approdo, sventura. Vabbè, io non ho capito. Allora, vediamo le modalità. Sono sempre. Sono quelle classiche. Bravo! Signori, giochiamo! Vediamo un po' cosa riesce a fare. Ripeto, non vi aspettate un pro player, non vi aspettate vittorie. Non la vincerò mai. Non la vincerò mai. È un gameplay, questo e faccio più che altro appunto al sabato per spezzare dalle. Così, per spezzare dalle varie serie che sto portando avanti. Che ora sono un po' pochine, questo è vero, soprattutto lato storie, perché poi lato diciamo sportivo, ecco, bene o male qualcosa va un po' meglio, mentre forse ho problemi di collegamento, è possibile, mentre va avanti il matchmaking. No, va. Forza nel gruppo, cosa che vuol dire? Che cosa. Babbo. E niente. Scusate un attimo, oggi c'è un po' di. Oggi c'è un po' di. Problemi, comunque. Dicevo. Questo gameplay lo faccio appunto per staccare dalle serie che faccio, che è il sabato. Comunque, è una giornata un po' a parte. Perché comunque. La gente, soprattutto la sera esce, insomma, penso almeno. Io lo faccio, io stesso la sabato sera esco, c'ho una ragazza, insomma. È questo. Poi beh, se una giornata a parte ci metto appunto questo gameplay un po' a parte. Qual è questo? Vabbè, lasciamo perdere, io scappo, io vado via. Vado via. Vado via, vado via. Oh, partenza fra 10 secondi. Io non posso andare. Non posso. Non posso. Va bene. Ok. Iniziamo. E da dove si entra l'arena? Qua? Niente, non mi va di. No. Direi anche no. Oggi no, oggi pulirò pantano, almeno questa partita direi no. Io dove posso andare? Spiaggia snob, mamma mia, io la vedo un po' brutta. Boh, mi arrocco con quella montagna lì. Niente, se non parto dalle mie. Dal mio putrido pantano. La vedo dura, mi vedo là, su quella montagna, sul cocuzzolo della montagna, sperando che non mi facciano un culo così. Na 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 na. E mi sono dimenticato la suoneria, scusate. Ok. Ok. Oh, ok, io ho visto qualcosa. Piattaforma. E non. Ah,
Le armi, che bello. Io trappole. Vabbè, io boh, le trappole le prendo e è ottimo, ma la porta la chiudo. Guardo se c'è in giro qualcos'altro. Ci sono delle munizioni, che non è male. E sono nel pieno della safe. Olè! Ehi, volevo chiudere la porta, posso? Boh. Non posso più chiudere la porta. Va bene. Allora. Boh, io volevo chiudere la porta. Mamma, basta. Olè. Ho fatto una kill. Quasi per caso, ma ho fatto una kill. Non era propriamente un genio. Ah, ora me la, questa me la fa chiudere. Quella no. Vabbè. Ok. Allora, sono messo malino, quindi mi conviene un attimo. Farmi un attimo cognizione di causa a capire. Oh. Vabbè, ho 24 munizioni piccole che non ho come usarle, a quanto vedo. Allora, qua sarei messo carinamente, però il problema è che ho poco, pochissimo, pochissimo di armi, proprio pochissimo. Potrei fare un giro qua intorno. Ma non ho proprio, non sono messo proprio alla grande, eh? Però facciamo una cosa. Chiudiamo tutto. Io onestamente il posto è buono, quindi questo non posso più chiudere. È buggata questa porta, quanto vedo. Va bene. Io piuttosto farei un'altra cosa. Allora. Allora, equipaggio la trappola pavimento. Quindi ho no. Boh. Ok. Adesso non so che. Vabbè. Ok. E ci stiamo qua. Ci stiamo tranquillamente qua sul cocuzzolo della montagna. Secondo me era meglio piazzarle dopo, però. Allora, tempesta sta riducendo. Sono abbastanza al centro della safe. Non so quanto mi durerà questa cosa, però intanto sono abbastanza al centro della safe. Perché dovrei muovermi onestamente da qui? Perché penso che ovunque vada io schiatto. E muovermi per cercare giusto dell'altro loot? Beh, non so. Potrebbe essere controproducente. A meno che. Mi manca materiale. Non ho materiali di nessun tipo. Allora facciamo una cosa. Vabbè, dai, unico ambiente. Va bene così. Adesso ce l'ho materiale. Sì, ce l'ho. Sì.
No, ma così non... Piuttosto... No. No. Così. Giusto per... E vabbè, io sono pure scemo, comunque. Ok. Boh. Mi sono creato un po' una postazione di vario tipo, la quale posso accedere in vari modi. Posso andare così, anzi. Ho preso sto mattoncino. Diciamo che posso fare poco da qui. Forse ho un po' sprecato risorse, ma vabbè, fa niente. Cosa? Ok, benissimo. Come non detto, devo andare lontano dalla safe. Ho cercato di costruirmi una roba che non mi è servita molto. Comunque, tutte risorse sprecate, ma fa niente. Io dove devo andare? Di là. Non è lontanissima, ma neanche vicinissima. Io direi... Allora, scivola. Scivola, ok. Sempre con la speranza di non rimanerci secco. Quasi scivola. Si cade male. Si cade. Ok, io. Ma scivoliamo di qua. Mamma qua. Aspetta, qua si può scivolare. Scivola. Aia! Ah, dai! Pensavo peggio. Là c'è un campo da basket, là ci sono robe. Là ci sono robe. Ho un po' di timore ad andarci, ma ci sono robe. Anzi, io direi... puntare direttamente intanto alla safe, no? Puntiamo ad entrare dentro la safe. Facciamo una cosa. Qua c'è lo stadio. Ok. Qualcuno qua ha costruito qualcosa. Ok. Ma mi faccio fare una partita. Giochiamo, giochiamo, dai. Vai. Gol. Fatto gol. Fatto gol. Però non mi piace sta po' perché sì, ora stono dentro la safe, però non... non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace perché non ho visione tattica. Non ho una gran visione di quello che mi succede a campo. E poi andare significherebbe andare... Vabbè. Non sono messo bene. Là c'è una struttura. Preesistente o fatta da qualcuno, non lo so, ma là c'è una struttura. E a sto punto io vado lì. Là c'è una struttura. Madonna, qua c'è, là c'è qualcuno. Qualcuno l'ha fatto. Quelle sono fatte da qualcuno. Speranza che sia lontano.
Boh. Non so. C'è una trappola. Uno qua che se la si organizza. C'è uno qua che si è organizzato per bene. Puttana. Meno male. E ho fatto due uccisioni, addirittura. Puttana! Da dove mi ha ammazzato? Ah, bene. Se volevo prendere il cecchino, se volevo prendermi le cose per rifarmi. Vabbè, sono arrivato quindicesimo. Ho fatto addirittura due uccisioni. Quindi, c'è cioè, grande risultato, soprattutto per la premessa. Ok, allora, ripartiamo. Ripartiamo. Sapete che la prossima, se è abbastanza lunga, potrebbe essere anche l'ultima partita. Ve lo dico già adesso, eh. Purtroppo queste registrazioni spesso le faccio nei ritagli di tempo, quando ho un po' di tempo libero. E a volte possono essere un po' più lunghe, a volte un po' meno. E questo, insomma, è tutto qua. Ma questo vale per tutte le serie. Io, cioè, YouTube non è il mio lavoro. YouTube è un bellissimo, per me è un bellissimo, meraviglioso hobby. Un bellissimo, meraviglioso hobby che io adoro. Ecco, questo è per me YouTube. Ma posso prendere un revolver? Prenditi, usiamo un revolver. E volevo provarlo, cacchio! Vabbè, niente. Da dove partiamo? Da lì. E finiamo più o meno altezza del laboratorio della latrina. Ok. Ho condotto i funzioni un po' schetto bisunto. Devo fare provare a fare qualcosa di spiazzante. Ok. E ora vai. Ritorniamo al nostro caro vecchio lurido pantano, lutrido, putrido pantano, ecco. Torniamo al nostro caro vecchio putrido campanti. Putrido panca, lo stavo dicendo. Putrido panca. Non volevo. Putrido pantano. Torniamo qui. Nostro caro vecchio putrido pantano. Come pensavo, nessuno ha pensato di venire qui. Come lo aspettavo. Là ci sono. Iniziamo con delle casse? Sì, mamma. Delle casse, tra l'altro. Vai. Pistola silenziata. Bene. Ok. Una balestra. Che i colpi ce li ha infiniti. Non è male la cosa. Ora. Vedo robe. Vedo però anche che dobbiamo andarcene. Va bene. Che cosa sei tu? Fucile assalto, sì. Dai. Ok. Direi di andare. Dov'è la... Mamma mia, quanto è lontana la safe. Ma quanto è lontana la safe. Va bene. Potrebbe non essere il massimo nella vita questa situazione, però va bene. Dobbiamo correre. Magari non incagliarci nei muri, ma correre.
No, 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 no. Babba, non mi piace sto posto. Non mi piace affatto. Perché qua è facile che qualcuno ci sia a stazionare. Anche se... Via, 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 via. Che qua proprio corsa contro il tempo, eh. Comunque, vedete? Putrido Pantano, ci sono stato giusto, ci sono Putrido Pantano, ci sono stato giusto qualche secondo, così di passaggio. Ho aperto due casse. E ci ho trovato qualsiasi cosa. Anche se io direi intanto di qua proprio andare in linea retta. Ok. La mia speranza è di non incontrare gente. Mamma. Quello non mi piace, quel via. Via, 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 che non mi piace lì. Sono proprio alla merce, sono messo non benissimo. 45 secondi all'inizio del stringimento dell'aria. Io non posso neanche fermarmi più di tanto a saccheggiare le aree. Là c'è quella. Ok, no, no, non posso. 13 secondi stare per restringersi l'area. E là c'è qualcuno che ha pure lootato. Ok. L'area si sta per restringere. E noi dobbiamo correre. Lotta contro il tempo. Me ne vado di là. Oh! Ma quanti... Oh! Meno male! Ok! No, aspetta, sto facendo bordello, fermi! Prendo questo. Poi... Pistola silenziata. Posso di questo? Fucile pesante tattico per la distanza ravvicinata. Vabbè, facciamo una cosa però. Ok. Ok. E non so cosa lasciare. Il pesante tattico per la distanza... No, per una mamma per la distanza ravvicinata mi serve. Direi. Va bene, un'altra volta, ok? Un'altra volta. Allora. Comunque ho rischiato, eh. Posso? Niente. Limite lo scudo raggiunto. E qua? Lì la salute, vabbè. Ok, ora. Sono in safe. Sono in safe. Ma non mi sento molto safe, ecco, cioè non mi sento molto al sicuro, nel senso... Ecco, ora per esempio mi sarebbe servita quell'arma ravvicinata, probabilmente. Ecco, qua c'è un cadavere.
cazzo di nulla né di nessuno. Aspetta. C'ho un'idea però. Ma io direi che questo... Mamma, di nuovo, va bene. Siamo sempre a rincorrere una safe, eh? Adesso per farlo dovrò anche attraversare un lago. Probabilmente. La cosa non mi riempie proprio di gioia, eh? Mamma, là gli vado proprio in bocca, penso gli vado. No, io onestamente non me la sento. Piuttosto raggiro. La distanza è anche minore rispetto... È anche, ripeto, minore rispetto a... quella di prima. Quella di prima proprio mi sono dovuto fare la corsa a perdifiato. C'è gente che spara a sinistra. Fate pure. Io non voglio disturbarvi. C'ho questo fucile da cecchino. Sarebbe un ottimo vantaggio. Però per sfruttarlo devo trovarmi in una condizione. Pallottole, devo pensarmela. No. Allora, ora, sono in safe. E quella zona lì? Quella zona lì? Ok, c'è niente. Va bene. Dov'è? Sei? Dove sei? Oh! Ma da dove cacchio sparava? Niente. Oh. Non l'ho neanche visto. Non ho neanche capito da dove mi sparava. No, me l'ho capito da morto. Pazienza. Oh, Onzono bravo, lo sapete, ve l'ho detto. Vabbè, io direi che possiamo fermarci qua. Dai, per oggi possiamo fermarci qua, darci appuntamento, insomma, alla prossima puntata con il Saturday Night, ovvero il sabato dedica. Scusate. Mi si slinga l'ambroia. Comunque, no, comunque mi si imbroglia a volte la lingua. Comunque, detto questo, dicevo, possiamo salutarci qui e darci appuntamento al prossimo Saturday Night, ovvero il sabato dedicato a Fortnite. Saluto tutti quanti voi e alla prossima.